Oddio, ha fatto proprio. Allora proviamo a mettere in seconda. Mado. Bene ragazzi, benvenuti a bordo di questa Audi S3 del 2000 che deve assolutamente rientrare nelle vecchie glorie perché ha 18 anni ma... Perché? Ci chiediamo anche perché. Questo 1.8 turbo nasceva con... Sentite, nasceva con 210 cavalli, ma i proprietari di questa bellezza hanno deciso di regalarle qualcosa in più. Siamo arrivati quindi a circa 250 cavalli. Per chi non conoscesse quest'auto, è una trazione anteriore, ma nel momento in cui le ruote anteriori incominciano a perdere grip, anche le posteriori danno una mano per mantenerlo. Non è una trazione 4 permanente, anche se lì leggiamo 4. Allora, proviamo a fare un'accelerazione qua. Oh, dopo i 3000, oh, eravamo in terza. Mamma mia. Ok, questa macchina ha 18 anni, ma va forte. Che bella. Perfetto, ci siamo resi conto che questa è una di quelle auto con cui raggiungi velocità oltre il limite senza accorgertene. Sto facendo il mio solito giretto, dato che appunto la temperatura fuori è un pochettino fredda, fa parecchio freddo, ci saranno più o meno 5 gradi. C'è di buono che per terra è asciutto. Quindi facciamo il nostro giretto e vediamo questo 1.8 turbo come va. Beh, abbiamo già visto che va forte, però a noi interessava sapere anche l'handling, giusto? L'auto è divertente? Ha 18 anni, ma perché è una figata? Madonna, quando inizia a soffiare, che figata, soffia di brutto. Avrete visto esternamente che l'auto è molto bassa e tra l'altro alle ruote posteriori c'è anche camber, cioè si vede proprio che le ruote sono, per chi non sapesse cos'è il camber, è la campanatura. Il pedale del gas è molto molto reattivo, cioè io lo sfioro e senti che già la turbina inizia a soffiare forte. Vi devo dire la verità, non sono ancora andato full gas, volevo provare qui. Facciamo una partenza, non è che facciamo la partenza ignorante, però madonna, che bello. Che bella coppia che c'ha, bellissimo. Ok, mi piace tanto. Bisogna andare più o meno graduali col gas, nel senso che dopo i 3000 giri inizia a pestare, quindi ha una mappa particolare. Assetto è abbastanza solido, però questi sedili sono atomici. Cioè, questi sedili sono atomici, veramente comodissimi. Madonna, mai provato dei sedili così comodi. Vedo il filo della GoPro esterna che è un po' dilaniato, forse non si aspettava la GoPro un'accelerazione così. Sto rallentando perché volevo provare a fare delle curve un pochettino per capire, sapete, se tiene bene. Sembra di sì. Il cambio è solido, ma senti la macchina poi come sta sotto. Con questa puoi andare forte, eh? Con questa vai forte. Guardala. Tra l'altro non si torce lo sterzo per colpa della coppia. Cioè, fantastico, funziona da Dio. Questa macchina mi piace un sacco, quindi assolutamente rientrerà nella mia rubrica Le vecchie glorie. È solida,
è pesante, massiccia, e nonostante il peso va forte. E lo sterzo, pensavo fosse un po', magari sapete, anche data l'età, un po' morto. In realtà no, cioè quasi non ha gioco. Guarda, guarda, cioè a 3000 giri senti proprio soffiare. È fantastico che un'auto del genere, che è proprio la tipica poca spesa tanta resa, possa far divertire così. È vero che questa ha avuto delle piccole migliorie, ma sono sicuro che già da originale, poi comunque sono migliorie a basso prezzo, sicuramente è divertente anche da originale. Oddio, ha fatto proprio oddio. Allora proviamo a mettere in seconda. Madò, che spettacolo. I freni sono originali, ma vanno benissimo anche per una cavalleria del genere. Madonna, è solidissima, ti dà proprio un senso di sicurezza. Tra l'altro non ho guardato a quanto gira la turbina, adesso lo guardiamo, cavolo, mi sono dimenticato di guardare i bar. Io immagino che veramente si diverta il proprietario, guarda. Madonna, ma quanto tiene? Vediamo la turbina. A 1,2, 1,3, una roba del genere. Mamma, che figata. Dai, C1, che qua ci abbiamo una vecchia gloria, zio. Quarta. Terza. Ma è incollata. Ma che roba. Cioè sarà anche l'assetto, ma secondo me è anche la trazione. Ma che roba. Che spettacolo. Che spettacolo. E sapete qual è la cosa bella? Che c'ho tutti i controlli disattivati e sta macchina è incollata. Madonna, ma qua bisogna mettere un microfono anche nel cofano. Cioè io spero si senta anche dal microfono interno, ragazzi, e che non lo senta solo io, perché è uno spettacolo. Ma tu guarda che handling. Ok, allora questa qua è una macchina con cui veramente puoi andare forte, più che altro perché ti dà tanta sicurezza e la trazione c'è tutta, non la senti mai perdere trazione, mai. Cioè è una figata che si possa trovare con 6-7 mila euro, la trovate anche a 3000 euro, però non so come siano conciate. Con 6-7 mila euro potete portarvi a casa un'auto del genere. La leva del cambio comunque è abbastanza corta e anche la corsa che fa non è cortissima, ma non è neanche molto lunga. Secondo me è una via di mezzo tra la comodità, è abbastanza comoda e sportiva. Qui ci sono delle curve un po' più strettine, almeno vediamo anche come si comporta. Davvio. Cioè, assurdo. Ecco, essendo molto bassa e avendo anche il downpipe basso, bisogna prendere i dossi molto piano, altrimenti gli si gratta sotto. Però con la scusa adesso si può fare una partenza, o no? Vai. Madonna! A 4000 giri è un animale. Che bella, ma come, che handling, ma che spettacolo. Cioè mi sto divertendo troppo, sarà anche che un'auto di quelle che piacciono a me, capito, un pochettino retro, comunque a 18 anni, voglio dire, è solo un po' più giovane di me. Ma che roba. Il cambio è massiccio, anche la frizione. Sì, anche la frizione è bella maschia. Mamma mia. Ragazzi, spero che questa prova di questa vecchia gloria, di questa auto poca spesa, tanta resa, vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti se volete che io provi altre auto che hanno una certa età, ma un altissimo valore in termini di divertimento.
Difetti. Come ben saprete, qualsiasi veicolo su questo pianeta, probabilmente anche quelli sugli altri pianeti, hanno anche dei difetti. Quindi, parlando un po' dei pro e dei contro, pro ne abbiamo già visti tanti, è una macchina che costa veramente poco, prestazionalmente parlando è abbastanza potente come motore già da originale e sicuramente elaborata ancora di più. Dobbiamo anche tenere conto che in questa prova l'auto appunto aveva una quarantina di cavalli in più e aveva anche un assetto probabilmente migliore dell'originale, sicuramente più basso, le ruote posteriori avevano anche la campanatura, quindi tutto influisce. Posso dire sicuramente che la trazione 4 quando interviene si sente tantissimo, perché la macchina ti incolla proprio, cioè rimani proprio incollato all'asfalto, e questo può essere un pro o un contro, perché se qualcuno cerca una macchina divertente non dal punto di vista del grip ma dal punto di vista delle sbandate, del cercare di tenerla in strada, comunque adrenalina di un'auto che è indomabile, questa è l'auto sbagliata, perché questa è un'auto molto facile da guidare. Addirittura, nonostante tutta la coppia che ha e la trazione che ha, lo sterzo rimane perfetto, cioè lo si può tenere dolcemente, non ci sono strattoni, quindi un pro e un contro possono essere questi. Dopo aver provato macchine veramente bellissime da guidare, come per esempio una MX5, che ovviamente è un altro segmento, posso dire che lì veramente ho provato cosa vuol dire avere uno sterzo spettacolare e un cambio spettacolare. Tante volte sono talmente belli che non si riesce neanche a spiegarlo e bisogna proprio provarle. Quindi sicuramente per essere questo genere di auto, bello lo sterzo, bella la sterzata, bello anche il cambio. Però se volesse avvicinarsi ancora di più alla sportività, avrebbe sicuramente bisogno di una leva un pochettino più corta, cioè più piccolina, e con una escursione ancora meno lunga. Come robustezza e come innesti, comunque tanta roba. Beve un po'. So dal proprietario che beve un bel po' di benzina. Per la mappa che aveva mi sono accorto che in basso era vuoto, bisognava aspettare più o meno i 3000 giri per poi avere la botte nella schiena. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale Passione Motori, che sarà giovedì. Bella! Drop the beat, let's party.